Food and Service. Esatto, okay. No, testata che conosciamo tutti, giusto? Sì, io ti volevo dire anche questo, perché anche i recruiter del futuro si dovranno formare. Non basta più dire io so fare questo e quest'altro. Questo è molto bello, perché in questo articolo viene messo in relazione quello che è stato chiaramente, Stefano, e che continua ad essere, io dico la parte positiva, cioè il training a distanza, quando il digitale favorisce i miglioramenti, le connessioni, forma le persone, le fa sviluppare al meglio. E qui, secondo me, questo articolo dovrebbe essere preso e stampato e messo nelle stanze di tutti quanti quelli che si occupano anche di risorse umane o vogliono migliorare. Perché qua dice, da qualsiasi cosa, fosse anche un video di TikTok, si può andare a lanciare campagne di reclutamento, si può anche annunciare nuovi benefit, quindi cambiamo il modo di comunicare anche all'interno dell'azienda, non solo all'esterno. E poi c'è anche una cosa, qui si sottolinea il ruolo importante di quei due settori che fino ad ora erano, diciamo, ad appannaggio solo di qualcuno. Uno, la cosiddetta gamification, quindi come qualcosa che era sempre, Stefano, prima nell'accezione giocosa, ora invece è funzionale a delle attività. E seconda cosa, i podcast, che devo dire, seguite anche quelli di Rinascita Digitale, perché oltre a dare contenuti, danno anche ispirazione. E poi c'è questo. A me di questa, della parte qua di sinistra, formazione in chiave Unified, c'è una cosa che mi piace tantissimo. Feedback immediati sul livello di soddisfazione dello staff. La domanda che io faccio a te è questa. Aspetta che mi preparo, eh. Sì, preparati. Secondo te, quanti di quelli che sono top level saranno pronti a ricevere un feedback che magari non è proprio in linea con quello che loro pensano? Ma nessuno, non abbiamo la cultura del feedback, punto. Cioè, ma nessuno, a nessun livello, cioè, non è solo il top, nessuno ha la cultura del feedback. E accettare il feedback, la cultura di dare feedback e di accettare feedback. Su questo tema faremo un workout lunedì, anche su questo tema, la cultura del feedback, per cui sappilo che è un tema per noi caldo. C'è una parte che mi ha un po' inquietato, devo essere sincero, su cui io sono, devo dire, parzialmente d'accordo, cioè posso essere d'accordo sotto alcuni aspetti, molto meno sotto altri. La durata massima delle sessioni di formazione da erogare non può superare i 3 minuti. Non possiamo parlare di formazione, che non posso durare più di 3 minuti oggi una sessione video, piuttosto bisogna ragionare che un video sia costruito per non annoiare, per non rompere le persone, ma per, come dire, attirare la loro attenzione, invogliarle ad andare avanti nell'ascolto e portarle verso una formazione strutturata, altrimenti siamo tutto un mordi e fuggi che non è che poi fa bene alla creazione di una reale competenza e cultura.